Ragazzi, buonasera. Siamo tornati ed è tutto il giorno che aspettavo questo momento per continuare il cazzo di Alien Isolation. Non vedevo l'ora, lo ammetto, perché questo gioco, la differenza fra giocarlo come avevo fatto in compagnia con la luce e il pad, e invece giocarlo da soli al buio con mouse e tastiera, è talmente grossa che sembra un gioco totalmente diverso. Quindi ci siamo, possiamo andare avanti, che bello. Non mi sembra vero. Ah, un momento. Un momento, un momento, un momento. Soltanto un momento. Non metto Wait for it perché poi mi scordo. Quindi direttamente al volo cambio la lingua del gioco. La mettiamo in inglese. Ok. Ci siamo. Forza, dai. Sta caricando il gioco intanto che appaiono queste cose, vero? Ok. Press any key. Allora? Che sta succedendo? Ottimo.
Beh, sappiamo che tanto si può morire fra poco, vero? Quindi questa è la strada sbagliata. State fuori. State lontani qua. C'è scritto. Oh cazzo. Cazzo. Un attimo, fammi vedere se c'è roba da prendere. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pam. Porco Dio. Bruciano i piedi. Iron Torch. Merda.
Serve una keycard qua. I need to find a doctor. I'm a doctor. My friend needs help. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. But there are plenty downstairs in the hospital dispensary. How do we get there? We? Do I look like I'm in any fit state? I need your help and you need mine. You find the passcode for the service elevator and then I'll come down to the hospital with you, okay? Passcode? Yeah. I can direct you from here. Morley or Lingard would have had the new passcode. Morley's office is your best bet. Ha lo stomaco aperto. È normale questa cosa? Vabbè, salviamo. Immagino che tra poco ci sarà il divertimento. Sto giocando anche con la tastiera spenta, tanto i tasti li riconosco.
Dobbiamo trovare la password. Devasto Link. Arrivo subito, ragazzi. Trovalo. Morto, vero? Ho qui un po' di fragole alla panna. Puttana. Porca puttana, Eva.
Ah, ora possiamo usare la passcode. L'ho dimenticata. Vicino, vero? Porca puttana, Eva. Era qua. Era. Uno sette zero due. Non è una coda lunga che...
Ma non posso chiuderle la porta? Porca puttana, mi sto cagando addosso. Sta arrivando. Scusate. Ok, siamo tornati. Volevo capire un attimo come funzionava il sistema di rewiring. E si scopre che non c'era molto da imparare. Fuck. Ma perché sempre qua?
1702. Ci ha visti? Perché andava così veloce? Stava decisamente correndo. Però comunque era un passo molto veloce. Cagazzi. Ok, quali porte non abbiamo ancora aperto? Questa. Fatto bene? Andato via lì, no?
Diciamo 1702. Ah, l'ho resa chiusa. Oh. Tanto non può entrare, bastardo. La porta per entrare è chiusa. Gli faccio tutto con calma. È inutile che fai casino. Non serve a niente. Lezzo. Cosa? Oh. Mi è passato dai tubi. Dalle tubature. Sensore. Non so nemmeno cosa ho preso, ma l'ho preso. Ok.
aspettate, ci vogliono i pistacchi. Momento di pausa, ragazzi.
too, okay? Now let's get down to the dispensary. Of course, of course. A promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. There. I'll collect my things and we can leave. Thank you.
Yo man, ho giocato fino adesso col microfono mutato. Dicevo che purtroppo devo andare a nanna. È tardissimo e quando sei loggato dovevo essere a nanna da un quarto d'ora e adesso da 20 minuti, quindi mi tocca proprio scappare. Ho perso i commenti di tutto quello che avevo fatto. Avevo fatto commenti molto interessanti che erano successi abbastanza bullshit. Quindi mi tocca veramente scappare purtroppo. Soltanto la soddisfazione di mettere la bomba dove sta il cazzo di alieno bastardo. Velocemente, molto veloce. Sì, costruito, sì, va bene. Piazzalo, cazzo. Scusa, ma è una trappola! Scusa, eh? Ma scusa! Non è una cosa che tu piazzi. Ah, la puoi usare anche come granata? Puoi usarla in più modi. Ce l'ho. Ah, ti devi abbassare per piacere. R, hold to place. Ah, non c'è nemmeno il cerchietto. Vabbè. Ok, dai, attiriamo l'alienino, lo facciamo esplodere. Per ridere, e poi andiamo a nanna. Dicevo prima che. Oh, si è presa la bombazza. Bastata, dopo coglione. È scomparso! Bellissimo. Ha sofferto la bomba, c'è il suo sangue, però non lo puoi uccidere. Quindi è scappato e tornerà. Bello, dai, chiudiamo con questa vittoria contro l'alieno temporanea. Spariamo queste cose rosse, vediamo che succede. Yeah, fiamme, andiamoci addosso. Ah, sì. Yeah. La linea è ritornata nel frattempo, ma noi diamo soddisfazione di ucciderci. Ci uccidiamo da soli. No, siamo scarichi. Ci uccide, mi sa. Fa vedere? Eh sì, bello! Cazzo, belle le kill che ti può fare. La kill da dietro è stupenda. Maiala. Tanta roba. Ragazzi, devo scappare, è iper tardissimo. Bro, mi dispiace che era mutato il microfono, ma avevo dovuto mutarlo prima. E poi uno è stanco e non si ricorda che è disattivato. Perché può essere disattivato sia dalle cuffie, sia dal programma, da OBS. E ovviamente se poi stacchi uno ti scordi l'altro. Grazie di essere passato, bro. E poi ci aggiorniamo domani che devo essere in forma, devo riposarmi. Io, buonanotte.